Ciao a tutti e bentornati o benvenuti qui su Teletaccuino. Oggi Teletaccuino si trova a Ostia Antica e parleremo appunto del borgo di Ostia. Qui dalla mia destra c'è il castello e da quest'altra parte abbiamo la Basilica di Sant'Auro. Nonché il Nasone, essendo a Roma non poteva mancare il Nasone. Ostia Antica, un quartiere antico quanto la storia di Roma. Fondato da Anco Marzio nel IV secolo a.C., ospita oggi numerosi monumenti di fama mondiale, come gli scavi e la rocca, al cui interno troviamo la quattrocentesca Basilica di Sant'Aura e il castello di Giulio II. E sarà proprio il borgo il protagonista di questo video. Un video storico che dal Medioevo ci trasporterà fino ai nostri giorni. Iniziamo il nostro viaggio dall'ingresso della Rocca, lasciandoci alle spalle la Romagnoli, e noteremo una quiete che ci farà dimenticare il traffico di Roma. All'interno del borgo noteremo infatti alcuni luoghi che diversi registi come Brizzi, Vanzina, De Sica, Verdone hanno utilizzato come location di alcuni film di successo, come I due carabinieri, Poveri ma ricchi, Indovina chi viene a Natale e la fiction Una pallottola nel cuore con Gigi Proietti. Nel borgo noteremo subito i suoi vicoli caratteristici che ci trasportano nel cuore del paese, facendoci ricordare i vicoli dei rioni di Roma, Trastevere in primis. Molti elementi ci ricordano quel lontano 24 novembre del 1884, quando al grido di pane e lavoro partirono in 500 per andare a bonificare il litorale romano. Erano soprattutto romagnoli di Ravenna. Dirigiamoci ora verso la chiesa. Per chi non è di Roma, ma ama il cinema di Verdone, potrà ricordare gli esterni e gli interni della Basilica Quattrocentesca per essere stata utilizzata nel film del 1984 I due carabinieri, quando Verdone e Montesano presero parte al funerale del collega Adalberto Chipinti, interpretato da Massimo Boldi. La chiesa venne costruita molto probabilmente sulle rovine di un'antica basilica paleocristiana dedicata alla martire Aurea, patrona di Ostia, nel XIV secolo, su progetto dell'architetto Baccio Pontelli. La purezza e la semplicità rinascimentale delle linee della chiesa, ornata dagli elementi architettonici delle finestre bifore, è impreziosita al suo interno dalle testimonianze del sepolcro di Santa Monica, la madre di Sant'Agostino, e dalle reliquie di Sant'Aurea stessa. È possibile notare anche importanti tavole pittoriche di Pietro da Cortona e di altri maestri del XVI secolo. All'interno della sede del Vescovato, sul retro della Basilica, superato il campanile, è possibile notare all'interno dell'episcopio affreschi di Baldassare Peruzzi, insigne pittore del Cinquecento e allievo di Raffaello. Usciti dalla Basilica, rimaniamo in Piazza della Rocca e andiamo a conoscere uno, a detta mia, dei monumenti più belli di questo quartiere, che ancora oggi mi trasmette grandissime emozioni: il castello di Giulio II.
tanto tempo fa, nel XIV secolo ad Ostia Antica, dove ora sorge l'attuale trafficata via dei Romagnoli, il Tevere percorreva il suo tratto verso il mare. Tra il 1483 e il 1486, il cardinale Giuliano della Rovere, futuro Papa Giulio II, diede inizio alla costruzione del castello per due importantissimi motivi: difendersi dalle aggressioni nemiche, che dal fiume potevano dirigersi verso Roma, e per poter controllare i possedimenti di famiglia. Su chi sia il vero responsabile della costruzione sorgono ancora molti dubbi. Alcuni storici, infatti, attribuiscono tale opera a Baccio Pontelli, altri a Giuliano da San Gallo. Altre fonti, invece, affermano che il progettatore fu Francesco Di Giorgio Martini, mentre Pontelli diresse i lavori. Andiamo ora a scoprire le sue caratteristiche, anche se possiamo mostrare soltanto immagini frontali e laterali. Purtroppo lunedì non è possibile visitare la fortezza e, non avendo la possibilità di fotografare dall'alto, non riusciremo a vedere la struttura triangolare caratteristica della fortezza, che descriveremo comunque. Il triangolo è caratterizzato da torrioni sui vertici, suddivisi in due circolari, dette rondelle, e uno poligonale di dimensioni maggiori. Entrambi sono alti quanto le mura, e l'obiettivo del costruttore era quello di creare un cammino di ronda unico su tutto il perimetro. Le mura sono completamente in mattoni e hanno un'altezza ridotta. Sono molto spesse, con un'inclinazione a scarpa per evitare l'impatto ortogonale dei proiettili. Le postazioni di artiglieria, le cosiddette troniere, sono poste nella gola, tra rondelle e cortina, e vi sono delle aperture per le bocche da fuoco anche molto vicine al suolo, per tiri radenti e difesa incrociata. All'interno della fortezza vi è un mastio circolare, la cui funzione era quella di emergere per controllare il Tevere. Al secondo piano, invece, è possibile visitare l'appartamento papale, un interno molto elegante, con affreschi della scuola di Baldassare Peruzzi, storico allievo di Raffaello Sanzio. Vediamo oggi il castello all'interno della rocca, costeggiato da un largo giardino, fossato e un limitrofo parco. Questa nuova forma venne acquisita nel 1557, quando una piena modificò il percorso del Tevere, portandolo alla sua attuale posizione. Da quell'anno il castello perse la sua importanza strategica e venne costruita dove sorge ora il Ponte della Scafa, torre abbuacciana che divenne la nuova dogana per chi si recava dal mare verso Roma. Attualmente al suo interno sono ospitati gli uffici della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Ostia, ed è possibile visitarlo, salvo cambiamenti di disposizione interna, ogni domenica del mese tra le 9 e mezzogiorno. Bentornati qui su Teletaccuino. Oggi ci troviamo a Ostia Antica. Esattamente parleremo del borgo di Ostia Antica, a metà fra il castello, il famoso castello che non mi ricordo di chi è, e l'altra basilica che non mi ricordo di chi è, nemmeno quella. Ciao a tutti e bentornati qui su Teletaccuino. Oggi ci troviamo a Ostia Antica e parleremo del borgo di Ostia Antica, fra il castello di Anton Giulio. Ciao a tutti, bentornati su Teletaccuino. Oggi ci troviamo a Ostia Antica, parleremo del borgo di Ostia Antica, mi trovo a metà fra il castello qui di Ostia, che è di Giulio II, e poi qui alla mia, che è a destra o a sinistra? Sinistra! A sinistra! Andare a Roma non poteva mancare il nasone,